la nostra settima lezione a causa del lockdown temporaneo, e speriamo che sia temporaneo, di un solo mese, ma noi continuiamo ad allenarci per non perdere il passo, per non perdere quanto ho preso fino ad ora. Allora, vi spiegherò una coreografia molto molto semplice, che generalmente si fa davvero alle primissime lezioni, ma io vi ho fatto partire in quarta con una cosa già un po' più elaborata, e siete stati in grado di farla. Quindi sono sicura che non avrete problemi a fare questo. Alcuni di voi già lo conoscono, questo ballettino, perché l'avevo già fatto vedere a giugno e nella scorsa stagione. Il ballo si chiama Hey Day Tonight, i passi sono semplici, li sapete già fare, e dopo vi metterò la musica. Così proverete a seguirmi subito, è veramente facile, ve lo spiego, sono 32 passi. Vi giro le ore 12, quindi mi vedrete le spalle. Partiamo. Col piede destro faremo uno stop in avanti. Che significa lo stop? Battiamo il piede destro in avanti. Ora solleveremo il tallone del piede destro per 3 volte. Sollevo, riabbasso, lo sollevo, lo riabbasso, lo sollevo, lo riabbasso. Poi conterò fino a 4. 1 è lo stop. E 2, e 3, e 4. Quindi batto il piede, e 2, e 3, e 4. Stessa cosa fa il piede sinistro. Conterò 5, sollevo e abbasso, e 6, sollevo e abbasso, e 7, e 8. Prima ottava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E avrete tutto il peso sul piede sinistro. Da qui, il passo che avete già provato a fare nell'ultimo ballo della lezione, di 2 mercoledì fa, il push push, abbiamo lo scambio veloce di talloni, cioè appoggio il tallone destro, il tallone sinistro, di nuovo il tallone destro e batto 2 volte la mano consecutivamente. 2 clap sarebbero, anche questo l'abbiamo già fatto negli altri balli, quindi tacco, tacco, mani e conterò 1, 2, 3, 4. Quindi anche il batto di mani è un punteggio per 4. Ora ripeterò la stessa sequenza partendo col tallone sinistro. Tallone sinistro, tallone destro, tallone sinistro, batto 2 volte le mani. Conterò e 5, e 6, e 7, e 8. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, e 6, e 7, e 8. Di nuovo fin qua, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 7, 7. Da qui dovremo fare il passo del cha cha cha, quello che abbiamo visto sempre nel push push nell'ultimo ballo, incudi cha 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 avanti e indietro girati, ok? Sono gli shuffle, volgarmente li chiamiamo cha cha cha, ma giusto per intenderci, o triple step. Allora, faremo il primo andando in avanti con la gamba destra, il passo del cha cha cha, cioè passo, punta, passo, quindi c'è un saltellino, passo, punta, passo, perché il passo è veloce, infatti contiamo in mezzo tempo, contiamo 1 e 2, lo faremo anche col sinistro, 3 e 4, ora faremo un altro giro a sinistra, come? Portiamo avanti il piede destro, contiamo 5, al mezzo giro, gira il busto alle ore 18, conto 6, 7 e 8, batterò i piedi a terra, prima il destro e poi il sinistro, 7 e 8, come il P3, 7 e 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui ripeto la stessa identica sequenza all'ultima, i cia 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 in avanti, con la destra, con la sinistra, passo in avanti col piede destro, mezzo giro a sinistra, poi torno alle ore 12, batto il piede destro e il piede sinistro e ho terminato il ballo. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. Ve lo ripeto contando e poi metto la musica. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ricordate sempre che dovete battere il piede destro
gamba che avete davanti, girando 5-6, destro e sinistro. Vi metto la musica, la coreografia si chiama A Day Tonight. Ma vi romperò le palle.